Ciao Maurizio e benvenuto in questa intervista. Ciao Valin, buongiorno. Oggi parliamo di ricerca fornitori. Perché questo è importante? Perché ovviamente i fornitori ci servono sia se noi magari abbiamo già un business con dei prodotti e magari dobbiamo aggiungere nuovi prodotti al nostro business, oppure come spesso capita che si costruisce un business da zero e quindi lì proprio dobbiamo trovare tutti i fornitori. Ovviamente sappiamo che è un mondo, quindi si parla di Italia, Europa, estero e adesso andremo a vedere un po' più nel dettaglio. Quindi Maurizio, innanzitutto, se tu dovessi partire da zero, partiamo dalla situazione più difficile, e cercare un fornitore, che cosa faresti in pratica? Partendo dall'Europa, o comunque partiamo magari dallo specifico in Italia, inizierei innanzitutto, una volta identificato chiaramente la tipologia di prodotto, inizierei dalle basi, che sono una semplice e diretta ricerca su Google e diciamo una revisione anche delle recensioni. Ecco, quindi andrai un attimo a cercare quello che è la normalità su Google, ok? Chiaramente andrei a dare una sbirciata, ovviamente, se c'è qualcosa anche su YouTube. Andrei a dare un'occhiata anche ai social dei fornitori più interessanti che ho trovato, perché comunque all'interno dei social si vede anche quanto anche una fabbrica è importante, quanti anche in base ai follower. Quindi farei un po' uno scouting così a braccio, andando a lavorare proprio partendo dalla ricerca su Google e andando poi ad fare approfondimenti su quelli che mi interessano con l'ausilio dei social. Questa, diciamo, è la prima fase. Dopodiché possiamo anche entrare nel sito del registro delle imprese, andare a fare la ricerca dell'azienda che abbiamo individuato. Quindi andare a vedere quello che è effettivamente l'impresa. Questo, ecco, è una parte delle risorse che possiamo approfondire. Chiaramente ci si può registrare l'area utente e andare anche più in profondità. Ci sono altri siti interessanti, possiamo anche comunque andare a vedere anche il calendario delle fiere. E proprio vedere proprio le fabbriche direttamente, quindi i fornitori, quindi ecco, andare a vedere il calendario fiere, visitare, prendere biglietti da visita e ecco, allacciare insomma rapporti, insomma connessioni con nuovi fornitori. Chiaramente alle fiere troveremo sicuramente quelli più grossi, comunque chi può permettersi di andare a una fiera, sappiamo bene quanto costa uno stand a una fiera, quindi sicuramente avremo a che fare con fornitori molto, molto affidabili, questo sicuramente. Ci sono altri siti, se li vogliamo far vedere, tipo anche elencogrossisti.com, un altro sito interessante. Possiamo fare anche una ricerca direttamente per regione, per categoria merceologica, facciamo anche un test. Ecco, addirittura sembra la mappa anche divisa per province, quindi possiamo andare a vedere quindi abbigliamento, agricoltura, alimentari, c'è cioè un po' di tutto. Ovviamente non tutte le aziende sono iscritte a questo sito, però è sempre un altro filtro, è sempre un altro strumento che ci può aiutare per trovare quello che ci interessa in quel momento. Chiaramente ci sono delle pratiche, diciamo, che si possono fare, ecco, se comunque vi interessa vedere anche alcuni fornitori, magari volete fare un integratore, magari volete fare un qualcosa, potete andare anche un pochino a sbirciare la concorrenza. Non è che potete anche ordinare un prodotto, vedere nella scatola se c'è scritto il fornitore e magari se vi interessa, questo può essere un altro canale, non proprio, diciamo, non propriamente fire play, ma comunque è una pratica che comunque si fa, non è che viola nessuna policy, quindi i fornitori, se esposti, possono essere utilizzati. Quindi questo, ecco, la parte Italia si può sondare, ecco, in questo modo qui: camere di commercio, elenco grossisti.
e la ricerca su Google chiaramente ci aiuta sempre. Possiamo utilizzare anche le fiere, come abbiamo detto, fiere del settore, quindi andare anche a cercare magari il semplice prodotto e anche su Google Immagini scorrere finché non troviamo quello che cerchiamo e vediamo se poi la fotografia è allacciata effettivamente al sito di un fornitore, andiamo a vedere se si può stabilire. Quello che io ho riscontrato personalmente con i fornitori italiani è una scarsa risposta, perlomeno con i contatti un po' freddi, quindi se scriviamo una mail a un fornitore italiano non sempre ci, almeno che non l'abbiamo conosciuto in fiera, almeno che non, ecco, non abbiamo già qualche contatto, non tutti rispondono con facilità, perché specialmente alcuni settori sono un pochino saturi e comunque hanno moltissime richieste, quindi non tutti ci rispondono, quindi a volte è consigliabile, magari una volta identificato il fornitore giusto, anche contatto telefonico, call, ecco, in qualche modo per stabilire un contatto un po' meno freddo, perché di email vi garantisco che ne ricevono veramente tanti, molti, soprattutto nei prodotti di trend, quindi è bene magari farsi sentire anche al telefono o addirittura, se geograficamente possibile e c'è un grande interesse, andare proprio a visitarlo in persona. Sì. Questo è il, diciamo, e il mio. Per quanto riguarda invece la tua esperienza, Maurizio, con il settore retail, quindi quando dobbiamo comprare dei prodotti per rivenderli magari, ecco, lì hai qualche suggerimento da dare? No, questo è un'altra pratica che potrebbe sembrare poco ortodossa, ma in effetti è una pratica che oggi è utilizzata da molti retailer, quello proprio di fare l'arbitrage, quindi andare a cercare fornitori. Faccio un esempio: andare a vedere i vari siti, Trony, Media World per l'elettronica. Puoi andare anche magari anche su altri marketplace e proprio andare a cercare e confrontare i prezzi che sono esposti su Amazon, e se abbiamo magari su per esempio Mano a Mano o abbiamo qualcosa addirittura su eBay, può sembrare assurdo ma è così, l'arbitrage funziona proprio così, possiamo addirittura comprare online qualcosa che costa meno magari da Media World o andarci addirittura di persona a comprarlo e fare direttamente, usarli come fornitori. Comunque ci rilasciano una fattura per i 10 pezzi o comunque per i 10 pezzi di quel brand, di modo da poter riuscire poi a caricarli sul nostro marketplace. Chiaramente dobbiamo verificare, anche se nel passato era entrato magari Amazon all'interno della buy box, capire un attimo bene, però questi sono i passi che si possono fare anche all'interno, diciamo, del nostro territorio, proprio andando a lavorare proprio online sui siti che fanno anche B2C. Non è detto che dobbiamo trovare per forza un B2B, molti si fissano, devo trovare il fornitore B2B, no, non è così, si può trovare anche un fornitore B2C che ha dei prezzi veramente bassi, sta mandando fuori stock una linea di prodotti che magari su Amazon sta vendendo a un prezzo più alto, quindi possiamo entrare in buy box. Per quanto riguarda invece la parte B2B sul retail, in quel caso qual è la tua esperienza? Perché da quello che sappiamo spesso il venditore piccolino magari ha un po' di difficoltà ad accedere al grande distributore, no? Perché vogliono volumi importanti e così via. Quindi ecco, in questo caso che tipo di consigli potresti dare? Ci sono diversi siti interessanti, possiamo andare a vedere anche europages.it, qui possiamo ricercare oltre 3 milioni di aziende e loro sì, quindi possiamo scrivere l'attività, il prodotto, l'azienda, fare anche un test di ricerca, per scriviamo per esempio integratori, ok, e qui ci viene data praticamente una lista di fabbriche direttamente, questo parliamo del settore Europa, queste sono tutte aziende ecco, tedesche, austriache, italiana, quindi qui abbiamo un bel accesso a una bella lista di produttori, questo a livello europeo. Non ci sono recensioni, non ci sono spunti magari come possono esserci su Alibaba, no? Dove, però comunque almeno possiamo fare un po' una cernita a vedere, lo possiamo capire anche da quante foto hanno pubblicato, possiamo capire ecco dal tipo di marketing
possiamo capire quanto sono forti oppure non sono forti anche da quello che hanno esposto su questo sito. Abbiamo anche la possibilità, c'è un altro sito interessante che è it.compass.com, anche questo è un sito a livello europeo di B2B, eccolo qua. Questo ci dà accesso, qui possiamo fare la ricerca sia di aziende o di prodotti. Questo è proprio un sito B2B, stiamo a registrarci gratuitamente, fare le ricerche per tutti i prodotti che ci interessano nel nostro business, a partire dall'elettronica, sicurezza, edilizia, quindi possiamo navigare per categorie merceologiche. Ci sono, come vediamo, alcune aziende anche cinesi ovviamente dentro che si sono inserite, ma è normale. Però questo, anche questo rappresenta un altro gateway ottimo per la ricerca dei nostri prodotti. Europages e Compass sono i due siti più utilizzati diciamo a livello europeo. Poi per quanto riguarda invece, Maurizio, i prodotti che vengono ricercati in Cina o comunque in Asia e così via, ecco, lì in quel caso come ti muoveresti se dovessi? Chiaramente la cosa diventa un pochino più semplice anche proprio a livello di valutazione, perché chiaramente è inutile dire Alibaba perché lo conosciamo tutti, ma ci sono anche i siti tipo Global Source. Possiamo chiaramente vedere anche il sito Made in China, questo è un altro sito più o meno come Alibaba e come Global Source, molto ben fatto e intuitivo. Qui potete praticamente trovare qualsiasi prodotto. Ci sono anche, come vedete, anche prodotti industriali, prodotti di elettronica, tutto quello che trovate più o meno su Alibaba lo trovate anche qui. Chiaramente, essendo un sito meno gettonato di Alibaba, qui potremmo trovare anche un qualcosa di differente da quello che normalmente troviamo su Alibaba. Facciamo comunque due parole anche su Alibaba. Ecco, ovviamente questo è il sito più famoso e qui veramente possiamo trovare dalla spilla al cannone, come si dice, qualsiasi cosa. Su Alibaba ovviamente ci sono anche le recensioni dei rivenditori, c'è il Gold Supplier, c'è la possibilità di vedere dove esportano, se esportano in Nord Europa, Est Europa, se esportano in Nord America, se in Sud America, quindi possiamo andare a vedere praticamente tutto e anche da quanto è scritto come fornitore. Questo, per esempio, accanto alla bandierina cinese c'è scritto 6 anni, perché vuol dire che è 6 anni che lavora all'interno di Alibaba, quindi è un rivenditore certificato. Questo in particolar modo vende zaini chiaramente personalizzabili in ogni modo. Questo sito qui ci dà anche la possibilità di accedere alla Trade Assurance, che è una garanzia totale sulla fornitura. Quindi chi opera all'interno di questo sito ha veramente delle garanzie importanti, perché in caso di un contenzioso, un prodotto difettoso, non dico uno, diciamo una serie di prodotti un po' difettosi, spedizione non arrivata, blocchi doganali, tutto quello che viene fatto con la garanzia Trade Assurance, quindi avremo la possibilità di fare rivalsa sul fornitore. Per la mia esperienza, quello che vi dico, prima di fare comunque acquisti di diverse quantità, accertiamoci, a parte Alibaba, di avere sempre dei campioni, sia questo parlo per l'Italia, parlo per l'Europa. Più riusciamo a stare vicino al fornitore, capire cosa produce, come lo produce. Quindi ecco, il consiglio mio per la mia esperienza è quello di fare sempre una bella campionatura, ricevere più campioni da più fabbriche e poi valutare qual è il campione migliore che abbiamo ricevuto dalla Cina. In questo caso i cinesi comunque il campione lo danno gratuitamente, o meglio,
lo rimborsano in caso poi di acquisto, quindi abbiamo questa possibilità. Quello che consiglio io personalmente è sempre di prendere in considerazione le fabbriche che hanno almeno 3 diamantini e almeno 5 anni di permanenza sul mercato. Spesso quando andiamo a fare un sourcing di questo tipo in Cina ci accorgiamo che da subito con chi abbiamo a che fare. Come si fa? Normalmente il tempo di risposta più è basso da parte del fornitore, più ci fa capire che il fornitore è assolutamente affidabile, perché un fornitore che già in prima istanza ci risponde dopo 6-7 ore, chiaramente consideriamo sempre il fuso orario che va considerato, quindi se comunque scriviamo la nostra mattina alle 8, alle 9 e il fornitore non ci risponde entro le un mezzogiorno, vuol dire che probabilmente è troppo impegnato o comunque non ha sufficiente personale per gestire la parte commerciale, che poi si ripercuoterà anche su quella del customer care. Quindi il consiglio è: valutate in prima istanza sì i diamantini, valutate ma soprattutto la disponibilità nella chat anche a trovare le tempistiche, a trovare soluzioni, a valutare le personalizzazioni. Da questo si capisce quanta potenza di fuoco ha dietro di sé una fabbrica. Questo vale in senso globale. Maurizio, c'è qualche altra piattaforma magari che possiamo consigliare? Sì, ci sono anche delle piattaforme sul mercato indiano, IndiaMart. L'India, personalmente per la mia esperienza, ci sono delle piccole difficoltà magari sulle importazioni. È un mercato interessante, c'è anche il Pakistan, però chiaramente a livello di organizzazione di spedizioni andare sull'Asia, io consiglio sempre comunque di lavorare più che altro con la Cina, per un discorso di marginalità e di tempistiche e o comunque di non trovare problemi sulle spedizioni. Sull'India, su queste aree, qualche nostro cliente ha avuto delle difficoltà sulle importazioni, sullo sdoganamento, ecco, ci sono state delle rogne, quindi spesso non sono pronti ad esportare sul mercato nordamericano e europeo. Maurizio, invece per quanto riguarda un po' il consiglio per chi deve un po' partire da zero, mi spiego meglio. In base al budget, all'esperienza, comunque una persona si può buttare direttamente con l'importazione dalla Cina o è meglio fare un percorso graduale, quindi cercare qualcuno in Italia, poi magari aumentare i volumi? Cioè, qual è la tua esperienza su questo? Allora, io personalmente dall'inizio mi sono sempre approcciato con la Cina. Ho visto che esistevano anche dei fornitori italiani che magari facevano quel prodotto lì e poi l'ho cambiato in Made in Italy. Però per un discorso di budget, magari uno che parte da subito, io consiglio di partire con un prodotto dalla Cina ben differenziato, ben sistemato, ma partirei inizialmente dalla Cina. Se poi vogliamo allargare magari la linea dei prodotti e vogliamo iniziare a sondare anche sull'Europa, bene, però come prima esperienza consiglierei di, a meno che non dobbiamo fare prodotti artigianali o prodotti comunque di nicchia con un prezzo molto elevato, se dobbiamo fare un prodotto di largo consumo, io ecco sconsiglio di partire dall'Europa, almeno ecco che non si parla di settori molto specifici, ripeto sempre, magari salute e bellezza, qualcosa si trova bene anche in Europa da subito senza andare direttamente in Cina. Per il resto consiglierei proprio l'approccio, partire ecco anche per farsi un'idea di prezzo, da iniziare a fare un bel sourcing dalla Cina, attenzione ovviamente alle certificazioni e a tutti insomma i cavilli burocratici che potremmo incrociare nel percorso. E questi sicuramente potrebbero essere argomenti per altre interviste. Cogliendo l'occasione, chiediamo anche appunto ai nostri spettatori poi di lasciarci dei commenti su quali potrebbero essere degli altri argomenti che vorresti approfondire, in modo che poi possiamo preparare un'intervista dedicata. Maurizio, io ti ringrazio per i tuoi commenti. Grazie a te, Vadim. Alla prossima.